Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In primo piano l'avvertenza sul siderurgico di Taranto perché c'è stato il via libera del Senato al decreto ex Ilva. 84 i voti favorevoli, 27 quelli contrari, 30 gli astenuti. Il decreto punta alla continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Taranto con l'obiettivo di tutelare non solo la produzione ma anche i lavoratori, l'ambiente e la salute dei cittadini. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera e deve essere convertito in legge entro il 18 marzo. Cronaca ridotta in appello a Lecce, le condanne all'ex GIP del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e all'ex penalista barese Giancarlo Chiarello. Sentiamo. Impianto accusatorio confermato, fatta eccezione per l'esclusione dell'aggravante di aver fornito un'associazione mafiosa e per la concessione delle attenuanti generiche per un solo imputato. Si è concluso così a Lecce il processo d'appello con rito abbreviato all'ex GIP del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e all'ex penalista barese Giancarlo Chiarello per corruzione in atti giudiziari con l'aggravante mafiosa per aver agevolato un gruppo di narcotrafficanti del Foggiano. De Benedictis è stato condannato a 7 anni, 9 anni e 8 mesi la condanna in primo grado per l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Chiarello, 6 anni, previa concessione attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di mafia, con restituzione di oltre 1 milione di euro sequestrati al penalista. 9 anni e 8 mesi l'esito della sentenza di primo grado. Il figlio di Chiarello, Alberto, anche lui avvocato, ha 3 anni e 1 mese con l'esclusione dell'aggravante di mafia. Nel processo è imputato anche Danilo Pietro Della Malva, nel frattempo diventato collaboratore di giustizia, a cui sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi per aver ottenuto la scarcerazione da De Benedictis in cambio di una tangente. Secondo l'accusa, l'allora GIP De Benedictis, in cambio del denaro fino a 30.000 euro ricevuto da Giancarlo Chiarello, avrebbe emesso 4 provvedimenti di scarcerazione in favore dei clienti del penalista. De Benedictis è coinvolto in un altro procedimento in cui è stato condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi di carcere per traffico e detenzione di oltre 200 pezzi tra fucili mitragliatori, fucili a pompa, mitragliette, armi antiche e storiche, pistole di vario tipo e marca, esplosivi, bombe a mano e una mina anticarro, oltre a circa 100.000 munizioni. La prefettura di Bari sta acquisendo i documenti necessari affinché si possa valutare se sussistono i requisiti per disporre la nomina di una commissione di accesso all'interno del comune di Bari. L'attività segue i 130 arresti che il 26 febbraio scorso hanno svelato un presunto intreccio tra mafia politica e affari proprio nel capoluogo pugliese. Ancora morti sul lavoro in Puglia, l'ultima tragedia è venuta a Terlizzi, in provincia di Bari, dove a perdere la vita è stato un uomo di 79 anni. Il servizio. Drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Terlizzi. Durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina d'epoca in via Cesare Battisti, un operaio 79enne ha perso la vita precipitando nel vano ascensore. La vittima, originaria di Giovinazzo, svolgeva il ruolo di capocantiere. Inutili soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che dopo il recupero del corpo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine e il PM della Procura di Trani, Marcello Catalano, oltre al sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico. È una triste notizia questa che oggi accoglie la comunità, non soltanto terlizzese, ma la comunità di Giovinazzo. Ho voluto subito informare il sindaco di Giovinazzo e poi davvero sono corso qui per accertarmi un po' della situazione. È brutto perché non si muore sui cantieri edili solo per inesperienza, si muore anche per esperienza, forse per eccessiva sicurezza. Nonostante mi dicevano i colleghi, l'architetto e l'ingegnere che si occupavano della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, che il cantiere era tenuto comunque in sicurezza, che la sfortunata vittima era molto attenta anche ai suoi movimenti e purtroppo sui cantieri edili siamo abituati, insomma, al pericolo che è dietro l'angolo e a volte presi dalla maestria anche, diciamo, dalla lavorazione,
ci si perde di vista il pericolo che è dietro l'angolo. Stavano misurando il livello, stavano tracciando il livello con un semplice tubo di gomma, quindi un operaio da una stanza e un operaio dall'altra stanza. Non riceveva il segnale il suo collega, è andato a verificare come mai e ha trovato il tubo a terra e si è affacciato nel vano ascensore e purtroppo lo ha visto giù. La sicurezza sul lavoro deve imporsi come priorità e come tema centrale nelle agende di tutti. Lo affermano la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci, il segretario generale della Camera del Lavoro di Bari, Domenico Ficco, e il segretario generale della Fillea CGIL, Ignazio Savino, in una nota congiunta dopo i fatti di Terlizzi. Di emergenza sicurezza sul lavoro ha invece parlato il segretario della CISL Puglia, Antonio Castellucci. Serve una formazione continua, ha dichiarato, al di là dei numeri, anche una sola vittima sul lavoro, un qualsiasi infortunio è inaccettabile. Venerdì prossimo intanto i sindacati parteciperanno alla riunione del tavolo istituzionale per un confronto sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, convocato dalla Regione Puglia. Ci spostiamo a Monte Scaglioso, dove nell'Istituto Comprensivo Salinari si è parlato di storie di donne alla conquista dei diritti e della dignità del mondo contadino. Ascoltiamo. Lavoratrici della terra, mogli, figlie di braccianti, nella storia di Montescaglioso sono numerose le donne che hanno segnato i moti bracciantili dello scorso secolo, ricoprendo un ruolo da protagoniste e dando un apporto determinante alle lotte per l'occupazione delle terre. Ed è proprio a loro che hanno voluto rendere omaggio con l'iniziativa Mariannina e tutte le altre il sindacato dei pensionati della CGIL e la FLC-CGIL di Matera, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Salinari in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. È un'iniziativa che sta lungo il percorso già avvenuto con l'intitolazione della Camera del Lavoro e anche il 70° dell'uccisione di Giuseppe Novello. Chiaramente questo vuole essere un riconoscimento a queste donne che nell'ambito dell'occupazione delle terre si sono organizzate e hanno mostrato la dignità e la voglia di rivalsa sia come donne ma anche a difesa dei propri uomini e del futuro, perché evidentemente si potesse uscire dalla miseria. Un momento per promuovere non solo la conoscenza della storia locale, ma soprattutto per diffondere nelle nuove generazioni valori universali. Il messaggio è quello che devono lottare per ottenere i propri diritti, pur osservando, chiaramente pure acquisendo i doveri, ma è importante l'istruzione, la formazione, perché grazie all'istruzione loro potranno poi sviluppare il senso critico, la capacità di risolvere problemi. A Roma si sono tenute le audizioni per le città finaliste in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, tra queste anche Lucera e Maratea. Intanto abbiamo ascoltato il presidente della giuria di valutazione. Sentiamo. Giornata di audizioni a Roma per le città finaliste candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2026. Pienamente al lavoro la giuria di selezione che decreterà la vincitrice tra le 10 finaliste, tra cui Lucera e Maratea, in corsa con Agnone, Alba, Gaeta, L'Aquila, Latina, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Ai nostri microfoni l'impegno della giuria raccontato dal presidente Desario. Ma la commissione è una commissione molto variegata, siamo 7, 4 donne e 3 uomini con professionalità diverse. Non è un concorso di bellezza, non stiamo dando un premio o un'opportunità o non proclameremo la città più bella. Valutiamo i progetti, il dossier, cercando di attenerci a quello che è il bando e devo dire che le audizioni ci stanno aiutando a capire anche meglio i progetti che sono stati portati ed è anche un momento molto molto
emozionante, perché questa è l'Italia che ci piacerebbe vedere sempre, l'Italia della condivisione, della partecipazione, l'Italia che non antepone la lente dell'ideologia politica ma guarda al fare e alla cultura. Possiamo dire che questi progetti comunque saranno importanti anche se non risulteranno vincitori? Assolutamente sì, già essere tra le 10 città finaliste è sicuramente un titolo da poter portare in giro e sicuramente questi progetti non resteranno sulla carta. Alcuni saranno portati avanti dagli stessi comuni che partecipano, altri potranno attirare l'attenzione del Ministero che potrà magari aiutarli e dare seguito. Nel cuore di Taranto c'è il Parco regionale del Mar Piccolo, un'area di 14 km quadrati, più unica che rara, un'oasi di biodiversità che da qualche anno è oggetto di studi, studi che ora sono stati condivisi con la cittadinanza. Vediamo. Il Parco regionale del Mar Piccolo di Taranto è un piccolo scrigno di biodiversità che l'amministrazione comunale è impegnata a salvaguardare e conservare. Dalla sua istituzione con legge regionale nel 2020 è partito un percorso progettuale che con il contributo di esperti del settore ha aiutato a preservare e valorizzare la ricchezza biologica del parco, il primo della regione Puglia con una componente marina. I progetti e i risultati degli studi effettuati in questi anni sono stati presentati in un incontro organizzato dal Comune di Taranto. Si raccontano due anni di progetti, due anni di studi intensi che hanno arricchito il sistema delle conoscenze di questo parco e che consentiranno nel futuro di intraprendere azioni, progettualità, programmazioni in maniera più consapevole e più efficiente. L'incontro è stato l'occasione per condividere con la collettività i risultati dei progetti, tra cui quello di tutela del cavalluccio marino, specie iconica del Mar Piccolo. Auspichiamo ovviamente che attraverso queste giornate anche di formazione e di condivisione si arrivi anche a provare un regolamento che vada a contemperare e a tutelare sia quelli che sono gli elementi naturalistici, la flora e la fauna, ma anche tutti quelli che sono gli elementi previsti appunto nel perimetro stesso del parco, valorizzando ovviamente quelle che sono anche le realtà produttive, gli insediamenti produttivi che sono preesistenti nell'ambito del perimetro. Ci spostiamo a Matera, dove è stato restaurato il portone ligneo della chiesa del Purgatorio. Si impreziosisce ulteriormente la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Matera con il restauro del portone ligneo, opera dell'intagliatore Lorenzo Sarra, un'iniziativa dell'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero della Diocesi di Matera Irsina, con fondi derivanti dalle donazioni dei fedeli. Alla fine del mio mandato, dopo 10 anni di presidenza dell'Istituto, questo è l'ultimo dei lavori che abbiamo portato a termine nella nostra città di Matera, uno dei gioielli più belli della nostra città, che è la Chiesa delle Anime del Purgatorio. E questo portone aveva veramente bisogno di essere ripreso e riportato al suo antico splendore, anche perché è uno dei primi siti che tutti i turisti vedono e fotografano, un po' per la sua particolarità, per i suoi teschi, per i racconti legati alla costruzione di questo portone, quindi non poteva non essere rivalorizzato nuovamente. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.